Da oggi l'Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli e la sua biblioteca sono un bene comune della città di Napoli di rilievo nazionale e internazionale. Lo ha deciso il Consiglio Comunale che ha approvato all'unanimità la delibera proposta dal consigliere Antonio Luongo. In sala anche l'avvocato Gerardo Marotta, accolto dall'applauso di tutta l'aula. La biblioteca non è la mia, non è dell'istituto, è delle nuove generazioni che verranno, che saranno formate se la biblioteca si apre, oppure cresceranno come buzzurri, come selvaggi, anzi Francesco De Santis diceva come bestiame se non avranno accesso ai libri. La biblioteca è dei bambini, ma adesso che si è interrotta la lettura perché i libri stanno chiusi nei pacchi, sono i bambini che non avranno i libri se non si apre la biblioteca subito. E se non ci danno i mezzi finanziari, io ho venduto tutte le mie proprietà, abbiamo fatto tutto quello che potevamo per la città, per le nuove generazioni. Durante la presentazione della delibera è stato sottolineato il ruolo di memoria e diffusione della cultura sia umanistica che scientifica che svolge da 38 anni l'Istituto, che è stato sede di oltre 40.000 seminari, ha concesso 3.000 borse di studio, mentre la sua biblioteca, nucleo centrale dell'Istituto, accoglie circa 300.000 opere. Dall'aula consiliare è arrivato poi l'invito e l'appello affinché si intervenga presso il governo visto il venir meno dei finanziamenti statali. Quel luogo io lo vivo come luogo di libertà. Come luogo di libertà, di libero pensiero e di perenne rivoluzione dell'anima e dei cuori. L'impegno, come tu sai, nostro, dell'amministrazione, del Consiglio è massimo, alcune cose si sono già raggiunte come la sistemazione dei libri e altro, però al di là dell'impegno veramente forte che l'assessore Nino Danilo alla cultura sta mettendo in campo, io vorrei sottolinearti una cosa. Io nei recenti incontri che ho avuto ai massimi livelli del Ministero col Ministro dei Beni Culturali, onorevole Dario Franceschini, e con il sottosegretario Borletti Buitoni alla cultura, ho posto tra i punti prioritari della cultura della città di Napoli un impegno preciso del governo per quanto riguarda l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici e ho percepito, a differenza certe volte del passato, un grande interesse del governo a sostenere il nostro istituto, mi permetto di dire nostro perché lo percepisco come un istituto di tutti e per la cultura a Napoli. Viva Gerardo Marotta e viva l'Istituto degli Studi Filosofici!